Noi baresi sappiamo che questa è la classica controra, ma vi vedo, seppur al buio, molto numerosi. Vi ringrazio di essere qui, a nome di Repubblica innanzitutto e ovviamente anche a nome mio personale. Sarà un dialogo, un incontro particolarmente intenso, perché abbiamo due ospiti, due interlocutori davvero d'eccezione. Ve li presento subito chiamandoli qui sul palco accanto a me, Umberto Galimberti. Umberto Galimberti, dall'applauso capisco che non c'è bisogno di presentarlo, vi ricordo soltanto che Umberto è filosofo, sociologo, antropologo, psicologo e fra l'altro è autore di un bellissimo libro che mi sono portato dietro perché mi offrirà degli spunti per questo nostro dialogo, per questa nostra conversazione, che si intitola Cristianesimo, la religione dal cielo vuoto, edito da Feltrinelli. Questo libro, fra l'altro, mi fa piacere dirlo qui stasera in casa di Repubblica, è dedicato al nostro fondatore, a Eugenio Scalfari, a cui grazie. Rivolgiamo tutti quanti un pensiero. Eugenio Scalfari sta benissimo, ve lo dico perché ieri un paio di televisioni mi hanno chiesto: ma come mai non c'è nel programma Scalfari, l'avete fatto fuori, sta male? Ho detto no, Scalfari sta benissimo, grazie a Dio, è lucido come peraltro ognuno di voi vede da quello che scrive, gode di ottima salute, recentemente quando ha compiuto 89 anni, il 6 di aprile l'ho chiamato, l'ho salutato per fargli gli auguri, mi ha detto, dico come stai? Mi ha detto sto benissimo, dice sai che c'è? Che la mattina mi sveglio con una gran fame. Io ho detto sarà una fame intellettuale, ha detto no, proprio c'ho fame, ho detto vabbè, segno di buona salute. L'altro ospite, altrettanto gradito e importante, è Enzo Bianchi, priore. Buonasera, grazie. Priore e fondatore della comunità di Bose, che come sapete è una comunità monastica che ha sede in Piemonte, a Biella se non sbaglio, e che ha, leggo dagli appunti per non sbagliare, ma lei mi corregga se gli appunti sono imprecisi, anche altre sedi oltre a Bose, a Gerusalemme, nella nostra magnifica Ostuni, una perla di questa nostra regione, e ad Assisi. Nella comunità del priore ci sono 80 componenti, fratelli e sorelle, e appartengono a 5 nazionalità diverse. Il priore di Bose, che è autore, come d'altra parte Umberto Galimberti, di tanti articoli, di tanti libri, entrambi hanno scritto e scrivono per il nostro giornale e per il nostro gruppo, ha scritto un libro, io mi ero preoccupato di andare a cercare su Wikipedia l'ultimo titolo mi risultava del 2011, Una lotta per la vita, come conoscere e combattere i peccati capitali, mi ha appena detto invece che ne ha scritto un altro di prossima pubblicazione che si intitola, mi pare, Fede e fiducia. Benissimo, questi sono i nostri due ospiti. Il tema del nostro incontro è un tema particolarmente impegnativo, il nostro bisogno di verità.
È un titolo che ovviamente interpella tutti noi, l'inizio e la fine della nostra esperienza, della nostra vita, e quindi offre, soprattutto in una città come questa, e lo ricordo con l'orgoglio di essere barese di nascita, anche se non vivo più da 40 anni in questa città, una città levante, Porta d'Oriente, che ha un santo patrono di colore, un santo patrono nero, come San Nicola, perché gli intraprendenti marinai baresi andarono a trafugare le reliquie, lo dico per i non baresi ovviamente, le reliquie di San Nicola, che era vescovo di Mira, e se voi andate a visitare quel gioiello del romanico pugliese che è la Basilica di San Nicola, vedrete nella statua del santo, il santo raffigurato appunto con la pelle nera, la pelle è un santo di colore. Lo dico perché questo appartiene a una storia, a una cultura, a una tradizione dei baresi e più in generale dei pugliesi, di grande apertura verso l'Oriente, di grande contaminazione reciproca fra razze, culture, religioni. E quindi parlare oggi qui di fede e ragione, o come abbiamo già cominciato a fare stamattina con la pregevole Lectio Magistralis del professor Veronesi, di scienza, fede e ragione, è davvero il luogo, diciamo, emblematico più adatto che si sarebbe potuto scegliere. Da ultimo, Ezio Mauro, il direttore di Repubblica, che ringrazio per questo duplice invito, perché mi ha invitato a coordinare questo incontro e domattina a dialogare con Don Antonio Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, su un libro che abbiamo fatto insieme recentemente, un libro intervista che si intitola La morale, la fede e la ragione, appunto. Stamattina diceva giustamente, questi incontri, come quello di Bologna dell'anno scorso, poi di Torino sul lavoro, il prossimo ancora a Firenze a giugno, sono l'incarnazione della community di Repubblica, di quello che qualche ignorante chiama il partito di Repubblica, non sapendo di commettere un errore di sottovalutazione, perché Repubblica in realtà, io ho il privilegio di averci lavorato fin dalla fondazione, è molto più di un partito, è una constituency, è una struttura d'opinione, come ama dire Scalfari, e ha ragione Ezio a ripeterlo ogni volta, perché Repubblica non è soltanto un giornale, è un giornale d'appartenenza, è un modo di pensare, ma anche di confrontarsi e di dissentire liberamente. Bene, comincerei subito da Umberto Galimberti con una prima domanda che però in realtà vorrei rivolgere a tutte e due, anche al priore di Bose. Bisogno di verità vuol dire, se io capisco bene, bisogno esistenziale di capire l'inizio e la fine, di capire da dove veniamo e dove andiamo, di in qualche modo decifrare il mistero della nostra esistenza per dargli un significato, per riempirlo di significato. Ora, professore, la cultura laica in genere sostiene che l'essere umano, l'uomo e la donna, a differenza degli altri esseri viventi, sanno di dover morire, sanno di dover finire, e da qui, da questa paura della morte, nascerebbe appunto il bisogno della religione. E così, secondo te, e quali sono le risposte che il non credente può darsi, al di là delle indicazioni che già stamattina il professor Veronesi ci dava sulla consapevolezza, diciamo la rassegnazione o la serenità, lui ha usato questa bellissima parola, la serenità con cui ciascuno di noi può, diciamo, prepararsi o comunque rassegnarsi, direi con un termine più immediato, all'idea della fine.
Sì, per morire con serenità bisogna avere una mentalità greca, averla maturata profondamente dentro di sé. E qui penso che Veronesi abbia quella mentalità, nel senso che i greci avevano due parole per dire uomo, la parola anthropos e la parola ner, non le usavano mai. All'epoca di Platone, di Omero, usavano la parola brotos, colui che è destinato a morire, e all'epoca di Platone la parola tsnetos, tsanatos, il mortale. E allora loro sapevano che l'uomo, al pari degli animali, al pari delle piante, nasce, cresce, si riproduce, muore. E dice Platone, quando la vita ti accompagna, espandila più che puoi, e quando subentra il dolore, reggilo. Il motto stoico, substine e abstine, dice reggi il dolore e astieniti dal metterlo in scena, perché è il tuo destino. Infatti non è che moriamo perché ci ammaliamo perché fondamentalmente dobbiamo morire. Allora però questa cosa bisogna interiorizzarla molto profondamente. Basta guardare come muore Socrate, con quale quiete, a differenza invece della drammatizzazione della morte di Gesù, drammatizzazione giustificata, perché nell'ambito della cultura giudaico-cristiana, poi tu mi correggi se dico cose sbagliate a questo livello, invece il dolore non appartiene alla vita, il dolore è la conseguenza di una colpa e quindi costituisce un elemento di riparazione e finisce con l'essere anche una caparra per l'eternità, quindi il dolore acquista senso, mentre per i greci non aveva alcun senso il dolore, bisognava semplicemente reggerlo. Allora che succede a questo punto? Basti guardare, non so, Giovanni Paolo II che mette in scena il dolore, giustamente, perché se nella visione cristiana il dolore redime, allora bisogna mostrarlo questo dolore. Che succede? Nietzsche ci dice che dire agli uomini voi non morirete mai è stato il colpo di genio del cristianesimo, perché ha riscattato l'umanità da quella dimensione tragica che consiste in questo. Per vivere, a differenza dell'animale, l'uomo ha bisogno di costruire un senso in vista della morte, che è l'implosione di ogni senso. Quando il satiro spiega a Remida questa cosa, aggiunge: ora che hai capito questo, la cosa migliore è non essere nati, ma ora che sei nato, la cosa migliore che ti posso augurare è di morire presto. Dalla dimensione tragica il cristianesimo ci salva attraverso questo modello di immortalità. E all'interno di questo scenario che cosa succede? Che nella visione cristiana il futuro acquista una potenza ottimistica incredibile, perché la salvezza è al futuro. Una potenza ottimistica che poi è stata ereditata dalla scienza. Anche la scienza ha un aspetto che è profondamente cristiano. Quando la scienza pensa che il passato è male, ignoranza, il presente è ricerca e il futuro è progresso, non fa altro che dare una versione cristiana del suo percorso. Ma anche Marx è un grande cristiano. Quando guarda il passato come ingiustizia, il presente come rivoluzione, il futuro come giustizia sulla terra, anche questa è una visione ottimistica del futuro che è di ispirazione rigorosamente cristiana. Non parliamo della psicanalisi, i traumi sono tutti alle spalle, cioè nel passato, e poi nel presente c'è analisi e nel futuro c'è guarigione. Tutto è cristiano in Occidente. Ha vinto il cristianesimo sulla grecità. Quando Papa Ratzinger chiedeva all'Europa di riconoscere le radici cristiane di questa civiltà, io che non sono cristiano riconosco non solo le radici, ma anche l'albero, i rami, le foglie, i frutti, tutto è cristiano in Occidente, perché c'è questa visione ottimistica nel futuro. Qui mi fermo con una piccola nota, non dimentichiamo che però Nietzsche ci ha detto Dio è morto. Grazie intanto al professor Gallimberti. Mi sono informato prima, pur essendo ex alunno dei gesuiti, come ci si rivolge al priore di una comunità monastica, padre, don. Sono stato autorizzato intanto a dargli del tu, cosa di cui
Lo ringrazio, mi fa piacere. Ma si chiama Priore. Io intanto ho una curiosità puramente giornalistica, molto prosaica, glielo dico subito. Che cos'è esattamente una comunità monastica? Come si vive in una comunità monastica? In cinque righe. Beh, il monachesimo è un fenomeno antropologico universale. È nato molto prima nelle religioni, nelle spiritualità meglio asiatiche. Il primo fenomeno con ogni probabilità è quello dell'induismo e del buddismo. Può darsi che abbia avuto un parallelo, ma di un monachesimo ante litteram in certe comunità di profeti, non a caso, sesto, settimo, ottavo secolo avanti Cristo. Ecco, ma che differenza c'è tra come vivete voi in una comunità monastica e una qualsiasi congregazione ecclesiastica in un convento? Che cosa cambia? È molto diversa. I monaci pretendono di essere una cosa diversa anche dall'altra vita religiosa e tanto più da quelli che vengono normalmente chiamati i chierici, i preti. Prima di tutto noi non apparteniamo alla gerarchia della Chiesa. Possiamo essere al cuore come ai margini della Chiesa istituzionale a seconda delle situazioni. La nostra vita non dipende dal culto né da un ministero, ma dobbiamo avere un lavoro come tutti gli altri uomini per guadagnarci da vivere e non abbiamo nessuna esenzione o di tipo cultuale. Facciamo una vita in comunità. Ci contraddistingue la scelta del celibato e della comunità. Questi sono i due pilastri. Questo è uguale al buddismo, all'induismo, se volete al monachesimo di Qumran, che era un monachesimo ebraico, ma è un fenomeno umano, è un'altra maniera di essere uomini. Come altri si coniugano, noi perseguiamo un ideale di semplificazione, di unità interiore. Bene, grazie per questo chiarimento, spero che sia stato utile anche per voi. Nella biografia del priore di Bose si cita anche un episodio. Il priore di Bose fu a suo tempo interdetto per un anno soltanto dalla Chiesa perché aveva messo nella sua comunità anche dei non cristiani, dei protestanti. Poi, per intercessione, mi passi il termine, del cardinale Pellegrino, che è un cardinale particolarmente illuminato, poi invece Enzo Bianchi fu riabilitato, diciamo così, e dopo un anno è potuto... Ecco, nelle schede che gentilmente mi sono state fornite e che io invece con scarsa diligenza non leggerò, c'è però un punto che mi interessa in particolare, in cui si dice che Enzo Bianchi, da credente, ha più volte sottolineato che la pretesa di possedere la verità porta con sé, implica un imperialismo culturale. Ecco. E questo ci consente di rientrare nei binari della nostra conversazione. Nella storia dell'umanità, diciamo, l'uomo, e quando dico uomo dico ovviamente sempre anche la donna, ha sentito il bisogno del divino, anche gli dei pagani corrispondevano in qualche modo, gli dei dell'Olimpo, che Galimberti ricordava prima, corrispondevano a questo bisogno. Però da allora, diciamo, noi abbiamo assistito e continuiamo ad assistere ad una progressiva secolarizzazione, che vogliamo dire perdita di rilevanza della religione, vogliamo dire desacralizzazione, ma la mia domanda un po' brutale, priore, è questa. Lungo questo percorso arriverà un giorno in cui l'umanità potrà fare a meno di Dio? Ma quando abbiamo iniziato questa discussione, giustamente si sono ricordate le domande fondamentali di ogni uomo, in ogni cultura, in ogni epoca, quelle che poi l'Agnosi ha sintetizzato, le conoscete tutti, da dove veniamo, chi siamo, dove cadiamo.
Qual è l'esito? Avete sentito il tono di Giove delle nostre domande. È come il fulmine su San Pietro, sì, il giorno delle dimissioni del Papa. Queste domande l'uomo se le è sempre fatte e sempre se le farà. Quali sono i tentativi di risposta? Sono molto sintetico e chiedo scusa. La prima è la via aperta a tutti gli uomini, quella di una conoscenza razionale da dove veniamo, da dove noi tendiamo, come siamo. Sono le domande che in una lunga epoca che possiamo chiamare di incanto del mondo, non sapendo distinguere tra fede, mito, simbolica, davano delle risposte uniche. Poi poco per volta, certamente, queste risposte, da cui ha ragione Galimberti a dire la paura della morte, la paura del male hanno creato la religione, non abbiamo nessuna difficoltà neanche noi cristiani a dirlo. Noi sottoscriviamo Lucrezio che timor facit Deus, il timore fa gli dèi. E anche la religione è una risposta alla paura che ci abita, della morte, del male, è la ricerca di un antidoto. Questo è stato perseguito sempre ed è perseguito dalle religioni. Però bisogna dire che il cristianesimo ha una differenza rispetto alle altre religioni, me lo si permetta di dire, ma non è tanto per un'apologetica o per avere una pretesa. Ha ragione, secondo me, Gaucher, quando dice che il cristianesimo è la religion della sortie della religion. E questo è un dato unico per il cristianesimo. Il cristianesimo è una fede che critica la religione e chiede l'uscita dalla religione. Ora, questo fenomeno lo possiamo anche dire è stata la secolarizzazione, che non a caso è stata possibile nel cristianesimo e non sarebbe possibile né nell'ebraismo, permettetemi di dire, né nell'islam, stando attualmente questi monoteismi come sono. Per cui è avvenuto il disincanto del mondo, ma nel disincanto del mondo con la susseguente secolarizzazione, la fede cristiana non ha molto da temere. Perché? Perché la fede cristiana si pone su un altro piano. Qui devo fare una precisazione, anche perché sovente, non conoscendo l'evoluzione di quello che è il mondo della fede, la Chiesa, il cristianesimo, qualche volta si finisce poi per non leggerlo bene. Ma oggi che cosa dice il cristianesimo? Non qualche teologo avventuroso, non qualcuno, ma oserei dire la teologia classica. Dice essenzialmente tre cose a proposito del nostro discorso. La prima, molto semplice, la fede non sta nel piano della conoscenza, la fede sta sul piano delle convinzioni. Questo il cristianesimo lo dice e per questo è un assurdo vedere la possibilità di conflitto tra scienza e fede. Questo conflitto che è nato certamente col Rinascimento, che è nato con la modernità e ha avuto il suo apice in Copernico, e se volete lo sappiamo tutti con Galileo, ma in realtà oggi è un episodio di cui la Chiesa credo arrossisca e si penta e abbia vergogna, perché la Chiesa scrive la fede non nel piano della conoscenza. Chi crede non è che sa, non è che conosce, chi crede è convinto, ha una convinzione dentro di sé. Quindi la scienza è un livello, ha una sua autonomia dalla fede. La fede invece sta nel mondo della simbolica, nel mondo dei significati, in cui ci stanno anche, non a caso, l'estetica, la bellezza, la poesia, stanno all'interno di questo mondo. Questa è una prima convinzione da tener presente. La seconda, e qui vorrei anche appunto mettermi in incrocio con Umberto, la Chiesa è vero che un tempo ha pensato che la risposta alle domande da dove veniamo,
dove andiamo, chi siamo, perché il male, cur malum, ha pensato, ha tentato qualche volta di risolverlo con la dottrina del peccato originale che tutti conoscete. Ebbene, oggi la Chiesa non è più su queste posizioni. La Chiesa non legge più il peccato originale nella preistoria degli uomini. Questo davvero ormai è una sciocchezza. Più nessuno osa dire questo. Ma il peccato originale viene letto come il peccato che sta nelle fibre di ogni uomo che viene al mondo. Se voi volete, quell'incapacità a operare sempre bene. Il male a un certo punto entra in noi. Quando noi abbiamo cominciato a essere cattivi, chi ce lo può dire? A un certo punto abbiamo notato che il nostro operare era il male. E su questo la Chiesa non dà risposte. Il male resta un enigma per il cristianesimo. La fede dice, Dio non voleva il male, non può volerlo. A un certo punto il male è apparso e la storia lo mostra, il mondo lo mostra, la sofferenza del mondo lo mostra. Non sono due principi, il male e il bene, uno di fronte all'altro, come nel manicaismo, nel dualismo. Ma da dove venga il male, la risposta non c'è. Non l'ha data Giobbe nell'Antico Testamento, non l'ha data neanche Gesù Cristo nel Nuovo. Han cercato certi teologi di darla, con la caduta degli angeli buoni, ma questo non fa parte del credo e della teologia della Chiesa. Il male resta un enigma. Che cosa allora ci dice la fede? Che di fronte al male è possibile una speranza, che i cristiani pretendono una speranza che non viene da noi, ma viene da una parola per cui la fede nasce dall'ascolto di questa parola, fides exaudito, che è l'amore più forte della morte. L'amore vince la morte. Questa è la speranza cristiana. Nell'Antico Testamento il cantico, non a caso il libro più santo, si chiude dicendo forte come la morte è l'amore, più tenace dell'inferno è la passione. Ma è un'affermazione che non dichiara la vittoria. Ecco invece che il cristianesimo dice che Gesù Cristo, proprio perché ha fatto una vita segnata dall'amore fino all'estremo, quel suo amore ha meritato che Dio risuscitasse da morte. Quindi la morte non è più l'ultima parola. La secolarizzazione avanza? La fede non ha nulla da temere. Non sta nell'ambito della scienza, non sta nell'ambito della conoscenza. Gli uomini avranno sempre la possibilità di questa passione, di questo amore che va oltre la ragione e che chiamano fede, una forte convinzione che la vita è più forte della morte, che l'amore è più forte della morte. Ma è una convinzione e non è di tutti, ripete la Chiesa. Professor Galimberti, l'intervento del priore di Bose mi ha fatto tornare in mente una citazione che cito a memoria perché non me l'ero scritta e non me l'ero preparata del premio Nobel per la letteratura José Saramago, che all'epoca dell'attentato alle Due Torri scrisse per El País un bellissimo articolo che Repubblica acquistò, tradusse in italiano ovviamente e pubblicò in prima pagina subito nei giorni immediatamente successivi all'attentato, in cui Saramago diceva più o meno questo concetto, lo cito a memoria. La religione, nata per trasformare la bestia in uomo, rischia di trasformare l'uomo in bestia, alludendo evidentemente al fanatismo religioso, al fondamentalismo, all'integralismo, all'intolleranza. Come giudichi tu questa frase di Saramago e come si può evitare che questa
chiamiamola profezia laica, possa avverarsi. Beh, che la religione abbia aiutato l'umanità a uscire da uno stadio di animalità, su questo non ci piove. Anzi, se dovessimo fare un riferimento alle cure dell'anima, psicanalisi in prima, mi paiono delle cenerentole rispetto ai fenomeni religiosi che hanno educato l'umanità. Come? Controllando i ventri. Controllando i ventri. Del resto dei 10 comandamenti, il più famoso è il 6° comandamento, no? Che sta a dire appunto il controllo della sessualità. Dopodiché la religione può anche ricondurre l'uomo a una sorta di animalità, là dove la religione diventa intollerante. L'intolleranza è una struttura tipica di tutte le religioni monoteiste. Tutte. Perché se la religione monoteista, al di là della lettura che ne dà Enzo Bianchi, e capisco anche perché la dà, al di là della lettura che ne dà Enzo Bianchi, se la religione monoteista dice io sono la verità assoluta, automaticamente gli altri sono nell'errore. Tutti i tentativi che ha fatto per 1000 anni la Chiesa Cattolica di conciliarsi con gli ortodossi, con i protestanti, del resto lui ne ha già pagato anche il conto, sono falliti per quale ragione? Perché se io sono la verità assoluta non possiamo dialogare, nel senso che l'altro è già definito e concluso nella situazione dell'errore e dell'errante. Se poi dopo questo fanatismo religioso, così come sembra accadere nella cultura araba, consiste anche nell'esercizio della violenza, beh, allora certamente quella religione, oltre all'intolleranza, aggiunge anche la eliminazione dell'avversario, dell'infedele. E sotto questo profilo la frase di Saramago è corretta. Però c'è da dire una cosa. Si domandava prima la categoria del senso, che la fede nasce dalla ricerca di un senso, da dove siamo nati, a dove arriviamo, ma io mi sono sempre chiesto, ma questa domanda è dell'uomo o è della tribù cristiana? Io non credo che i greci si chiedessero qual è il senso della vita, lo sapevano benissimo, avendo come loro paradigma la natura, dove tutto nasce, cresce, si riproduce e muore, perché il vero soggetto della vita non sono gli individui, ma è la specie che esige la morte degli individui per la sua continuazione. Il cristianesimo naturalmente invece ha privilegiato l'individuo alla specie, ci ha dato un senso di potenza a questo individuo a partire dal concetto di anima, che tra l'altro non è neanche un concetto cristiano, perché è un concetto greco. Ecco, allora a partire da lì che cosa succede? Succede che per i greci questa domanda non si poneva per niente. Ma per i cristiani sì, perché i cristiani hanno modificato il senso del tempo. Mentre per i greci il tempo è un cerchio, inverno, primavera, estate, autunno, pensiamo al tempo degli agricoltori, per i cristiani il tempo, loro lo chiamano escatologico, escaton è una parola greca che vuol dire ultimo, finale, dove alla fine si realizza quello che all'inizio era stato annunciato. A questo punto il tempo è iscritto in un disegno di salvezza, e quando il tempo è scritto in un disegno nasce la storia, che non a caso nasce come storia sacra. E allora è chiaro che se il tempo è scritto in un disegno diventa storia, all'interno di questa storia io mi domando che ci faccio, da dove vengo, qual è il mio destino, che senso ha la mia vita, e tutti quelli che soffrono nel non reperire il senso della loro esistenza, mi verrebbe da dire è colpa vostra che vi ponete questa domanda, è colpa della cultura di appartenenza. Ma tu però, scusa, ci hai detto prima che il cristianesimo informa una cultura che va al di là della religione. Quindi io mi permetto di dissentire con te su questo punto. Non credo che siano solo i cattolici, i cristiani, i credenti che si pongano questa domanda. Io penso che nell'animo di ciascuno di noi, credenti e non credenti, prima o poi capita nella vita di fronte magari a degli imprevisti, a delle sciagure, a delle disgrazie, a dei grandi dolori, di chiedersi ma che cosa ci sto a fare su questa terra? E tu fai questa obiezione perché pensi che i cristiani sono solo quelli che credono in Dio. No. No, invece io penso che i cristiani siano tutti, anche gli atei. Esatto. Quello che siamo nati in questa cultura. E quindi la domanda del senso nasce in questa cultura, è l'effetto di questa cultura cristiana questa domanda. Anche gli atei sono cristiani, del resto in cosa consistono gli atei? Nel dire che Dio non c'è.
tra l'altro in modo un po' offensivo, perché sono uomini solo con una privazione davanti, alfa privativa, no? Non credenti. Ma che stiamo scherzando? Perché queste definizioni? Come se essere credente, essere cristiano fosse l'emblema dell'umano. Una volta infatti gli uomini si chiamavano cristiani, guarda che è un cristiano anche lui, per dire che è un uomo. Ma chiamiamoli uomini. Ma tutti sono cristiani, anche i non credenti, per il solo fatto che sono cresciuti in questa cultura e hanno maturato questo tipo di domande che procura solo dolore. Perché c'è il male? Bene. Cioè bene, insomma, bene si fa per dire, è un modo di dire per cercare di, diciamo, riassumere il pensiero. Priore di Bose, mi viene male di dire priore di Bose, però mi hai detto che si dice così. Stamattina il professor Veronesi, nella sua bella lezione, ha detto alcuni concetti che io, pur avendo per lui una venerazione da santo laico, come chiunque di noi penso debba avere, non condivido fino in fondo. Cioè lui a un certo punto ha detto, se io non ho sentito male, lo scienziato ha dubbi, il credente no, perché ha la fede, perché crede. Ma non siamo tutti quanti cristiani e non cristiani, credenti e non credenti, non siamo tutti un po' San Tommaso, non abbiamo tutti un po' dubbi continui, alti e bassi, rispetto al problema della fede? Beh, certamente, proprio perché la fede sta nell'ambito delle convinzioni, come vi dicevo, e non è una certezza. La Chiesa ha mai detto che uno che ha la fede ha la certezza di quel che crede. E recentemente, proprio perché non vorrei che pensaste che queste cose sono di qualche teologo aperto, ma significativamente Benedetto XVI, che se lo dice lui, permettetemi di dire, ha detto che i cristiani non potranno mai dire di possedere la verità, che un cristiano che dice di possedere la verità è uno stolto, parole sue, perché la verità ci precede, è lei che possiede noi, non noi che possediamo la verità, e come pellegrini l'andiamo cercando, come tutti gli uomini. Questo è il cristianesimo. Che poi ci siano dei fondamentalismi nel cristianesimo, come negli altri monoteismi, che portano l'uomo a imbestialirsi, ha ragione Saramago, questo piuttosto, purtroppo, succede in tutte le fedi, anche nel cristianesimo. Però guai se uno pensa che fede significa certezza. In più, la fede, la dottrina cristiana ci dice che nel credente coabitano fede e incredulità. Attenzione, la fede non è qualcosa dato una volta per sempre, è un cammino da rinnovarsi giorno dopo giorno. Mi permetto di dire che la fede passa di dubbio in dubbio e va rinnovata ogni giorno. Potrei dirvi qualcosa di più. Potrei dirvi che in molte persone, soprattutto le persone che pensano molto, la fede è qualcosa che è sempre piuttosto rinnovato dall'amore. Dall'amore. Non è qualcosa che sia un'operazione semplicemente di adesione, di convinzione. Questo nel cristianesimo lo si dice, per cui un credente è abitato dal dubbio, è abitato dall'incredulità. Più uno crede, più si pone delle domande, più sente dei luoghi di oscurità nella fede. E non ho paura di dirvelo, più si diventa anziani, e questa è la mia esperienza, meno si ha una fede semplice che in qualche misura aderisce più facilmente, diventa faticoso. A costo di scandalizzare molti di voi, vi dico questo episodio che secondo me è significativo. Teresina del Bambino Gesù, sapete questa che è ritenuta una grande santo, dottore della Chiesa, questa povera monaca che muore tisica a 22 anni, con sofferenze atroci. Quando viene l'ora della morte,
la madre badessa gli si avvicina e gli dice: Teresina, Teresina, tu sai che adesso vai verso lo sposo, arriva la morte, incontrerai lo sposo, finalmente vedi Dio, finalmente vedi il paradiso. Questa è la cronaca della sua morte. Teresina si gira dall'altra parte e dice: madre, madre, io non credo più, io non credo più. E girandosi verso il muro dice: mio Gesù, come ti amo. Basta questo per dire come si può arrivare al dubbio massimo della fede, ma poi l'amore per Gesù, per il Signore, vince l'incredulità che ci abita. È inutile qui citare il Cardinal Martini, che su questo ha avuto un magistero estremamente chiaro e netto. Il credente è abitato dall'incredulità. Non c'è una linea di demarcazione netta tra credenti e non credenti. Io vi posso dire della tesi del mio libro in uscita da Einaudi tra 10 giorni, Fede e fiducia, è che se c'è una cosa che separa gli uomini è tra quelli che hanno capacità di fiducia e quelli che non hanno nessuna fiducia. Poi che la fiducia diventi fede in Dio, sia fiducia in questa terra, sia fiducia negli uomini, questa è una variante della fides qua, direbbero i teologi. La fides qua, il credere in Dio, dipende da Dio, se Lui ci dà questo dono o no. Non è qualcosa che ci possiamo dare da noi stessi. Ma l'aver fiducia è decisivo. E se c'è una linea di demarcazione, è tra gli uomini che non hanno fiducia in nulla, che sono i nichilisti, e quelli che rinnovano la fiducia nella vita, in questa terra, negli altri, negli uomini, nell'umanità, nel domani, nella polis. Questo è ciò che ci separa. Nessun'altra separazione è così decisiva. Umberto, prima di leggere un passo del tuo libro che mi ha molto colpito con una citazione di Kant, vorrei chiederti su questo punto se tu condividi quello che diceva il priore di Bose, cioè si può avere fiducia anche senza credere, cioè fiducia nel prossimo, nell'umanità, nell'impegno, nella società, nel lavoro, oppure la fiducia va declinata soltanto può essere declinata secondo te solo in termini religiosi, di fede? Ma non credo che lui la declini solo in termini religiosi, sennò ci verrebbe a dire che la fiducia è un fenomeno cristiano e quelli che non sono cristiani sono tutti cattivi, mentre sappiamo benissimo che ci sono anche uomini non cristiani che sono capaci di fiducia, di relazione con il prossimo, di categoria di comprensione. Ora, io riconosco una cosa, che delle tre religioni monoteiste il cristianesimo ha questo vantaggio, anzi lo specifico del cristianesimo non avrei nessuna difficoltà a dire che è l'amore. L'amore. E infatti questo amore, prima abbiamo detto che il cristianesimo forma l'intero Occidente, si è ulteriormente laicizzato in altre configurazioni, per esempio quando la rivoluzione francese accanto a égalité e liberté aggiunge fraternité, non fa che riprendere l'amore cristiano. Lo stesso Marx, quando dice che la libertà non è vera libertà se non ci sono anche le condizioni economiche per vivere, sta parlando in una forma, all'interno del suo linguaggio, sta parlando d'amore. La proclamazione dei diritti dell'uomo, in linea di principio, sono parole d'amore. Cioè, l'amore è l'essenza del cristianesimo. Lasciamo perdere che la Chiesa l'ha praticato raramente, anzi tante volte ha fatto anche il contrario. Però la contraddizione della Chiesa è di averlo predicato pochissimo questo amore. Perché che cos'è che ha predicato la Chiesa? Ha predicato una sorta di teologia che col Vangelo non c'entra niente. Perché è una teologia costruita sulla filosofia di Platone e di Aristotele.
dove si ragiona di fede, di fede e di ragione, del conflitto tra la ragione e la fede, si discute dell'anima e della sua immortalità, si producono prove dell'esistenza di Dio. Ma cos'è tutto questo? Platone e Aristotele. Gesù Cristo non ha mai discusso se la ragione va d'accordo con la fede, ma mentre ha discusso di amore. Anche perché, attenzione bene, il nostro discorso parte dal concetto di verità. In ebraico la parola verità, che si dice emet, significa fare. La verità è un'azione per gli ebrei. E qual è l'azione proposta da Gesù Cristo? L'amore. Dico delle cose sciocche? No, no. Benissimo. È l'amore, no, bisogna aver conferma, perché quando si entra nel campo dell'altro... La verità, come la diciamo, è un concetto greco, non è un concetto biblico. Cosa? Verità. Verità è un concetto greco, la verità l'hanno inventato i greci. Del resto Paolo di quelli Tarso... Quelli che vorremmo espellere prima o poi dall'Europa anche, no? Infatti, perché quando abbiamo espulso la Grecia stiamo espellendo anche le nostre radici culturali e sentimentali. Appunto. Ecco, questo va detto con estrema chiarezza. Adesso non so più in che lettera, ma San Paolo a un certo punto dice ai cristiani: non facciamo abbastanza verità. Cioè la verità è una cosa che si fa. E che cosa si deve fare? A partire dal messaggio di Gesù Cristo, questa cosa che si deve fare è l'amore. Io mi riconosco nel cristianesimo, cioè riconosco la perla del cristianesimo, per esempio in frasi sul tipo: dove due o più persone sono riunite nel mio nome, là ci sono anch'io, ecco, per esempio. Ama il prossimo tuo come te stesso mi crea qualche problema, perché chi ama se stesso è molto difficile ormai arrivare ad amare se stessi davvero. E quindi se quella è la misura, salute. Ma però che la categoria dell'amore sia lo specifico del cristianesimo non c'è dubbio. Dopodiché i cristiani la praticano o no, perché alla fin fine quello che mi importa non sono tanto gli enunciati di principio, al limite non mi importa neanche il Vangelo, mi importano gli effetti storici di questi principi, gli effetti storici di questa parola. Allora, che effetto ha avuto il messaggio dell'amore nella cultura cristiana o nella cultura europea occidentale? Certo, in alcune proclamazioni, l'abbiamo detto, dei diritti civili, della fraternità, eccetera, ma nella pratica quotidiana essere cristiani significa amare. Basta. Io mi fermerei qui su questa parola, e penso che anche tu ne convenga su questa parola. E la fiducia, la fede, quando lui traduce la fede in fiducia, vi sta dicendo che la fede o è amore o non è niente. Se invece la fede, ma qui c'è il contrabbando del linguaggio, significa credere in qualcosa che non si vede, che è legittimo farlo, beh, allora qui siamo in un altro scenario. Se invece la fede è la fiducia, non abbiamo altro nella parola fede che la riproposizione della parola amore. Punto. Bene, dobbiamo fare un passo avanti, anche perché il tempo corre e abbiamo dei limiti da rispettare. Nel libro Priore di Bose, nel libro di Umberto Galimberti, si cita a un certo punto, a proposito della ragione, una frase, un concetto di Kant che si era fatto della ragione quando la descriveva, sto leggendo, come un'isola da salvaguardare nell'oceano dell'irrazionale. E dice Galimberti: per instaurare un dialogo con i non credenti e forse anche con i credenti di altre religioni, non vedo altro luogo dove darsi convegno se non su quell'isola. Sei d'accordo? Ma credo che su questo punto bisogna che almeno i cattolici dicano un grazie molto convinto a Papa Ratzinger. Perché Papa Ratzinger, al di là della vulgata di interpretazione di alcune sue affermazioni, su questo tema ha detto delle parole decisive. Io ve ne cito semplicemente alcune. La prima, quella forse che ha fatto più scandalo e che certamente non è stata capita, e forse lui è stato imprudente assolutamente a dirla, il famoso discorso di Ratisbona.
citava questo dialogo tra l'imperatore cristiano di Costantinopoli, Manuele II, paleologo, e il califfo, e in fondo, all'interno di quel dialogo, l'imperatore cristiano diceva: ma attenzione, all'interno, se voi volete, di una propaganda, all'interno di una predicazione della religione, occorre sempre che vinca la ragione. La ragione è più importante della religione. E guardate che questo è una parola detta per sempre. Ma Benedetto XVI è ritornato su questo nel discorso fatto a Montecassino. Purtroppo ho lasciato cadere, ma lui ha detto che la religione ha assoluto bisogno della ragione, e per questo lui ringraziava l'illuminismo francese, perché là dove manca l'uso della ragione, la religione diventa fanatismo, magia e superstizione e intolleranza. Queste sono parole di un papa, per cui è chiarissimo, credo, che la ragione non è solo lo strumento per poter dialogare con le altre religioni, perché con le altre religioni non è che possiamo dialogare, noi abbiamo la Trinità, gli ebrei hanno invece un Dio solo, ma chissà che nelle rappresentazioni ebraiche ipostatiche della Sofia, del Pneuma, ne venga fuori la Trinità. Queste cose le lasciamo ai cavilli teologici, se mai ci arrivano. Il vero problema del dialogo tra religioni, quello che ha individuato il Concilio 50 anni fa e che ancora oggi si pone, ed è un terreno comune sul quale confrontarci, questo terreno può solo essere la ragione. Ecco perché Benedetto XVI, secondo me, andando anche oltre quello che è il pensiero cristiano, ha osato tradurre la famosa frase di Giovanni «en archeo logos», la tradotta in principio era la ragione. Un po' approssimativa. Ecco, diciamo che un po' troppo. Però almeno, se così non si può tradurre certo il quarto Vangelo, perché il quarto Vangelo parla in ebraico, ma dice, parla in greco, ma dice il pensiero ebraico, e mai un ebreo arrivava a dire nel principio c'è la ragione, però certamente mostra come lui abbia immesso nella posizione cattolica il primato della ragione su tutto. Seconda cosa, è molto importante percepire che la ragione è quella davvero che rende razionabile la fede, come diceva San Tommaso d'Aquino. E San Tommaso d'Aquino diceva: occorre cercare la verità, veritatem querere, in dulcedine societatis, nella dolcezza di una società, di una comunità, con gli altri. Si potrebbe tradurre concordia? Sì, esattamente, attraverso uno scambio, ma lo scambio noi uomini lo facciamo attraverso l'esercizio della ragione. Una ragione, attenzione, che lo sappiamo bene, non va mai vista come qualcosa di spoglio. Nella ragione, dentro in noi, entra anche la nostra passione, entrano i nostri affetti. Ma quello che alla fine è determinante per un dialogo e che rende possibile la comunicazione, il confronto tra me e gli altri, tra me e il diverso, è la ragione. Noi uomini non abbiamo altro. Ultima postilla. Una cosa che è tutta da acquistare ancora nella Chiesa Cattolica. Lo ripeto, è da riacquistare. Però è stata detta definitivamente 50 anni fa al Concilio. E invece di preoccuparci di tante cose da realizzare dal Concilio, si dovrebbe vedere le vere perle, i veri punti decisivi. Là dove il Concilio dice, all'interno di ogni uomo, all'interno più profondo di ogni uomo, uomo o donna, cristiano o non cristiano, peccatore o giusto,
c'è un santuario che si chiama la coscienza. Quel santuario inviolabile della coscienza, attenzione, dove lavora la ragione, la coscienza è nient'altro che la fucina della ragione, quello deve essere ascoltato. Ed è più importante la coscienza che ogni autorità teologica, dogmatica ed ecclesiale. E Benedetto XVI, e lui, notate, io lo ripeto, Benedetto XVI ha scritto: quando c'è in gioco la coscienza, io faccio come il cardinal Newman, prima brindo al Papa, cioè ascolto anche il Papa e gli faccio gli auguri, ma è mio dovere seguire poi la coscienza e non ciò che mi dice il Papa. Questo è il cristianesimo. Ultimo giro di orologio e di domande. Vi prego di fare uno sforzo di concisione. E nel libro di Umberto Galimberti leggo un'altra frase che stamattina ho saccheggiato per la mia rubrica settimanale su Repubblica, dove si dice: se il cristianesimo decide di rinunciare alle prescrizioni morali per tornare a essere religione che custodisce il mistero di Dio, può lasciare il cristianesimo agli uomini il compito di formulare una morale che possa valere per tutti al di là delle divisioni religiose. Ci vuoi spiegare meglio questo concetto, soprattutto che cosa intendi quando dici religione che custodisce il mistero di Dio? Dunque, Kierkegaard, che era un buon cristiano, no? Un buon filosofo cristiano, riteneva che Dio fosse al di là della morale, al di là del bene e del male. La sua onnipotenza gli concedeva di fare una cosa ma anche l'altra. E in ciò, anche seguendo il percorso di Cartesio, quando chiedono a Cartesio: Dio al di sopra o al di sotto del principio di non contraddizione, che è il principio della ragione? Cartesio risponde: al di sopra, perché sennò non sarebbe Dio. Allora, se Dio è al di là del bene e del male, quindi anche la violazione dei suoi comandamenti, quando dice ad Abramo di uccidere il figlio, va contro una legge naturale e una legge morale, anche se poi gli ferma il braccio, però è simbolico. Dio è al di là delle regole che gli uomini possono darsi per convivere, perché la morale non è altro che un sistema di regole attraverso i quali una comunità decide di convivere con la minor conflittualità possibile. Questo lo possiamo fare da noi. Se invece interviene la Chiesa a dirci quello che dobbiamo e non dobbiamo fare, io dico: questa Chiesa o questa forma di religione non crede più in Dio, perché lo mette nelle camere da letto, nelle faccende umane, nelle scuole pubbliche private, all'inizio della vita e alla fine della vita, dove alla fine della vita bisogna andare avanti con una tecnica go-go e all'inizio invece non bisogna neppure parlarne. Allora tutto questo non appartiene al mondo religioso, e se la Chiesa si riduce ad essere un'agenzia etica, a parte che invade il campo, e la cosa potrebbe anche non essere interessante se gli altri non la seguissero, ma soprattutto ha perso il senso di Dio, perché Dio è al di là, punto e a capo, se devo dare un significato a questa parola. Anche se poi questa parola è stata messa in croce, secondo me giustamente, da Nietzsche, quando ha detto: Dio è morto. Che significa Dio è morto? Uno muore se prima c'era, no? Quindi c'era Dio. Se io guardo il Medioevo, dove l'arte è arte sacra, la letteratura è inferno, purgatorio e paradiso, persino la donna è donna angelo, Dio c'è. Fa mondo, crea il mondo. Se io tolgo la parola Dio dal Medioevo, non capisco più niente del Medioevo. Se tolgo la parola Dio dal mondo contemporaneo, lo capisco? Sì. Non lo capirei più se togliessi la parola denaro o se togliessi la parola tecnica. Ma se tolgo la parola Dio lo capisco benissimo. Allora Dio è morto, non fa più mondo. E Nietzsche dice: in questa situazione cosa succede? Che abbiamo perso ogni punto di riferimento, stiamo cadendo dall'alto al basso, non abbiamo più segnali di significazione. Cosa sono diventate ormai le chiese se non le tombe, i sepolcri di Dio? Dio non fa più mondo, il mondo non accade più come Dio vuole. E allora a questo punto i cristiani si accorgono di questo o no? Gianni Bagiozzo, che sono convinto che è lontano mille miglia dal pensiero di Enzo Bianchi, perché è un teologo... Soprattutto Enzo Bianchi è lontano troppo mille di destra, troppo... Di però era anche lucido in questo. E diceva giustamente: sopravviverà l'Occidente alla fine del cristianesimo? O viceversa? Sopravviverà il cristianesimo alla fine dell'Occidente?
Guardate che forse questa crisi non è solo una crisi da cui si esce, può darsi che anche che sia l'inizio del nostro tramonto. Del resto Occidente ce l'ha scritto nella parola stessa, che è terra del tramonto. Noi per fortuna viviamo in una terra levante. Ultima domanda per il priore Enzo, a proposito di morale. Molti rimproverano dal campo laico alla cultura cattolica la cosiddetta doppia morale, il predicare bene, il razzolare male o ancora peggio. E in particolare, punto che mi preme di sottoporre alla tua riflessione, attribuiscono alla cultura del perdono della Chiesa cattolica, pecca, pentiti e continua a peccare, quella mancanza di etica civile, diciamo, che caratterizza in modo particolare la società italiana. Adesso non voglio fare riferimenti alla situazione contingente, ma storicamente è così. Stamattina nella conversazione col nostro vice direttore Dario Crestodina, il professor Veronesi citava tre valori che credo possano essere condivisi da tutti noi: libertà, solidarietà, tolleranza. Io, da ex alunno dei Gesuiti, pieno di dubbi più di San Tommaso, ci aggiungerei anche giustizia, giustizia sociale e giustizia anche in senso materiale, come rispetto della legge. Ecco, che cosa può fare la cultura cattolica, la Chiesa, la nuova Chiesa di Papa Francesco, per uscire da quella logica della doppia morale? Beh, io credo, penso, non sia solo una speranza, che su questo si è imboccato con Papa Francesco un'altra strada. Ne sono convinto, vi dico la verità. Primo, innanzitutto il Papa continua a dire fin dall'inizio, ma insomma è perfin banale che lo dica il Papa, che perché la fede sia decisiva occorre che sia pratica e che ci sia una coerenza in chi la dice. È arrivato a dire Papa Francesco, attenzione che questo è veramente una bomba se viene letta bene, ha cominciato a dire che in fondo, si vede che quando nomino il Papa Zeus non vuole, ha cominciato a dire che, e mi sembra davvero decisivo, che conta di più di uno che vive i valori evangelici di uno invece il quale li proclama e non li vive. Questo diceva addirittura a livello di comunione cattolica. Attenzione, a livello di comunione cattolica. Per cui si è posto la domanda: chi è più vicino a me? Uno che è cattolico e dice di essere tale e eventualmente partecipa a una vita sacramentale e fa nulla di quel che chiede il Vangelo, o un altro che vive il Vangelo e che non si dichiara cattolico? Guardate che questa domanda è una domanda molto seria, l'ha posta. Secondo punto, per me molto molto decisivo. Noi abbiamo bisogno d'ora in poi, e il Papa mi sembra che dia questi segni, di un ritorno davvero a quei valori del Vangelo tutti. Noi in questi anni abbiamo assistito a una scelta di temi come primato, chiamati a volte con un termine per me infelice, non negoziabili, che non era assolutamente, direi, riflesso del Vangelo. Perché quando si parla di difesa della vita, ed è giusto parlare di difesa della vita, però attenzione, la difesa della vita significa anche la vita dalla guerra, la vita dall'oppressione, la vita da tutto il resto. Non si può solo pensare
non si può solo pensare all'inizio e alla fine della vita, sacrosanti, ma ci sono vite minacciate dalla guerra, dall'ingiustizia, dalla fame. Se si fa una difesa della vita, si fa a 360 gradi, non privilegiando alcuni temi. Seconda cosa, all'interno della morale cristiana, la giustizia è il primo valore da cui dipende assolutamente la pace. La pace non può essere invocata se non si creano prima le situazioni di giustizia che permettono la pace. Terza cosa, assolutamente decisiva ancora, occorre che all'interno della Chiesa, con molta umiltà, i cristiani, anziché imporre, anziché aver pretese, con gli altri uomini cerchino un confronto antropologico sui temi che permettono un'umanizzazione, con credenti e non credenti. L'etica la costruiamo insieme. Ho scritto un libro su questo, un'etica condivisa da Einaudi, perché una mia preoccupazione è che soprattutto in Italia, dove non ci sarà uno scontro tra religioni, non ci sarà, credetemi, ma rischia sempre di esserci uno scontro tra etiche che divide il paese e non porta a una convivenza migliore di confronto e di ascolto reciproco. La Chiesa spero che imbocchi questo cammino. Grazie. Bene. Come avete visto, la scienza e la tecnologia tra i microfoni e l'orologio ci impongono di terminare qui questo nostro dialogo, questa nostra conversazione, questo nostro incontro. Come avete visto, non abbiamo parlato di laicità e io non ho voluto farlo anche per rispetto del programma della giornata, che come sapete prevede anche più tardi l'intervento di un garante, di un maestro della laicità come Stefano Rodotà. Vi ringrazio per averci seguito, ringrazio ovviamente i nostri ospiti e ringrazio soprattutto, consentitemi di farlo, Repubblica, che oltre a far circolare delle copie fa circolare anche delle idee. Grazie. Grazie. Grazie.